Buona giornata e benvenuti. Oggi siamo a giovedì, già quasi alla fine della settimana. Daily Tech News di Mr. Gadget. Siamo al 21 di gennaio del 2015. Prima notizia riguarda oggi i vecchi iPhone, perché a quanto pare con la nuova versione di iOS, la 9.2.1, anche i modelli più vecchi che avevano rallentato tantissimo con l'ultimo aggiornamento, invece sono tornati ad avere un po' di vitalità. Pare che insomma il software sia più veloce e l'utilizzo dei telefoni sia più gradevole. Se avete magari un vecchio modello di iPhone, datemi qualche indicazione, magari un messaggio sul sito su mrgadget.tv per darmi la conferma o meno di quanto viene anticipato in queste ore. Dagli Stati Uniti invece arriva un'ennesima notizia che riguarda il Lumia 650, il quarto smartphone di Microsoft con Windows 10 Mobile a bordo. Sappiamo che verrà probabilmente presentato il 1° di febbraio, ma ora sappiamo anche il prezzo, sarà di 219 sterline, quindi all'incirca $240, probabilmente da noi in Italia sarà intorno ai 250 euro, aspettiamo ovviamente di avere una conferma. Ma se volete qualcosa di veramente strepitoso dal punto di vista tecnologico, dovete cercare su Indiegogo un oggetto che si chiama Smart Bee. È un passeggino che si spinge da solo, è in grado di scaldare anche il biberon di un bambino, di ricaricare un telefonino e non solo, anche di suonare musica per il bambino. Tra l'altro si muove da solo anche in salita. Smart Bee è un progetto di Indiegogo che costa circa $1000, finora a 3 supporti, insomma sarà difficile riuscire a raggiungere l'obiettivo. Foxconn a quanto pare vuole comprare Sharp, ha fatto un'offerta da $5.3 miliardi. Foxconn, sapete, produttrice in particolare di iPhone, ma produce poi anche tecnologia a conto terzi, già da tempo si rumoreggiava insomma di questa volontà di acquisire Sharp, a quanto pare sta diventando adesso una realtà. HTC non presenterà il nuovo One M10 al prossimo Mobile World Congress, ci sarà un evento dedicato successivamente, mentre continuano ad arrivare informazioni sul nuovo Samsung S7, ad esempio è stato con un benchmark scoperto qualche dato in più, o meglio confermato qualche dato che già si sapeva, 5,1 pollici di display, 12 megapixel per la fotocamera posteriore, 5 megapixel per quella anteriore e un display QHD. Vedremo insomma se tutto questo verrà poi confermato il 20 o il 21 di febbraio quando verrà presentato al pubblico. Arriva molto prima alle 14:30, Mr. Gadget su Radio Number One. Buona giornata!